Dopo la puntata di ieri sera nella casa del grande fratello VIP, l'aria è sempre più tesa e sembra proprio essere uno dei grandi protagonisti messo sotto torchio Antonino Spinalpese. Proprio dopo lo scontro con Edoardo, Donna Maria Antonino dichiara di essere stato svantaggiato più volte appositamente dagli autori, e queste sono ovviamente accuse molto molto pesanti. Non si sa quindi se si prenderà ovviamente delle decisioni al riguardo, ma ieri sera è stata una puntata del tutto incredibile. Antonino sempre fiero della sua grandissima caparbietà con le donne, della sua grandissima stima, autostima che sicuramente vola verso l'infinito, ma è noto al pubblico per essere l'ex di Belen Rodriguez, e su questo non ci piove, amici. Antonino Spinalpese però ha fatto un passo più lungo della gamba, mostrandosi interessato anche a Ginevra Lamborghini, per poi amoreggiare con Gioele De Donà e fare proprio ingelosire con Antonella Fiordalisi Edoardo Donna Maria, che ha proprio avuto un grande scontro proprio ieri sera in diretta con il bell'Antonino. In poco più di un mese di reclusione a Cinecittà ha indossato i panni del perfetto Latin Lover, e questo lo sappiamo. Non fosse che la discussione con Edoardo ha portato tutti da parte del volto di Forum, quindi Edoardo è stato ovviamente omaggiato dal pubblico e Antonino è passato un po' per quello che ha voluto essere un pochino superiore più volte ad Edoardo. Nel corso dell'ultima puntata di ieri sera, Spinalpese ha accusato Donna Maria di avergli dato una spallata, inoltre chiedendo l'intervento di Alfonso di Signorini sulla delicata questione e sentendosi candidamente rispondere che le telecamere non riprendono 24 ore su 24 tutto ciò che fanno, una risposta decisamente bizzarra, dato che solitamente i concorrenti vengono imputati proprio perché seguiti H24 dalle telecamere. E proprio Antonino ha detto: devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti, non ci sono dei video, quindi tutte delle grandissime puntini sospensivi, perché ci sono due telecamere, ma sono delle... Ma che sono scemo, continua Antonino, io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Questo è lo sfogo durissimo di Antonino, pieno di bip ovviamente, a proposito delle parole di Signorini. E ho già detto inoltre durante il daytime che per lui non esiste più Edoardo, quindi lo ignorerà da oggi in poi sulla questione di Antonella, ma soprattutto su tutte le altre questioni della casa. Inoltre anche Ginevra Lamborghini ieri, onnipresente in studio seppur squalificata, ha fatto un intervento in gamba tesa contro Antonino, criticandolo proprio di aver detto che lei ci aveva comunque provato con lui nonostante fosse fidanzata. E questo quello che emerge. Antonino ovviamente si è difeso alla meno peggio, ma Alfonso Signorini ha chiuso là la questione per poi sicuramente riprenderla nelle prossime puntate. Insomma, questioni veramente contorte al grande fratello VIP. Amici, diteci cosa ne pensate, diteci sempre la vostra. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.